che tutto sembra possibile mentre il cielo si arrampica. Dopo Vasto arriva inaspettato il no definitivo per il Giova Beach Party a Pescara, proprio mentre il sindaco Carlo Masci e l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese erano a lavoro in queste ore per attuare tutte le verifiche del caso, il manager di Jovanotti, Maurizio Salvadori, fa sapere in una nota che seppur la zona individuata, ovvero la spiaggia della Madonnina, potesse risultare idonea, esistono comunque delle criticità logistiche non superabili che, unitamente alla vicinanza dell'area protetta del Fratino, portano purtroppo ad escludere di poter suonare nel capoluogo adriatico. Delusi anche gli imprenditori balneari, che avevano dimostrato da subito piena collaborazione per ospitare il grande evento musicale. Siamo con la titolare dello stabilimento La Capanina, Patrizia Di Girolamo. Voi siete favorevoli? Certamente siamo favorevolissimi. Noi fin da subito, già una ventina di giorni fa, venne una delegazione del comune con il sindaco che ci chiedeva se eravamo disponibili a questo evento. Noi da subito abbiamo dato la disponibilità in toto, noi e il Salus, per questo evento, perché penso che sia un evento importantissimo, a prescindere da Pescara, ma proprio per l'Abruzzo, per l'indotto, per tutta la regione, che è ora che comincia anche ad avere delle risposte di grandi eventi, come no? Sapendo perfettamente, eravamo consapevolissimi che ciò avrebbe comportato per noi un disagio enorme per i nostri clienti, però considerando il beneficio di quello che sarebbe potuto essere, abbiamo optato assolutamente per il sì. E delusione è stata espressa anche dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dall'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, i quali tornano a ribadire che l'evento debba comunque svolgersi in Abruzzo, si pensa al comune di Montesilvano. Abbiamo lavorato con entusiasmo ed impegno affinché la tanto attesa manifestazione potesse svolgersi nella nostra città, affermano i due esponenti amministrativi in una nota, ma preso atto delle difficoltà che in un sopralluogo di ieri gli organizzatori hanno riscontrato e reputate insormontabili, facciamo presente che Pescara resta disponibile. Auguriamo che il Giova Beach Party trovi ancora spazio nella nostra regione e tifiamo per una città della zona. Ad esempio, che si concretizzi a Montesilvano, sottolineano i due amministratori, contigua località balneare che potrebbe offrire aree più adeguate. Se così fosse, l'evento rappresenterebbe un primo emblematico passaggio della grande Pescara. Noi metteremo a disposizione, concludono sindaco ed assessore, tutte le nostre potenzialità per poter organizzare insieme un'appropriata gestione del territorio.